C'è qualcosa di strano per voi in questo videogioco Injustice Gods Among Us. Nelle missioni Star Labs abbiamo da fare una missione per il Joker. Ascoltatemi cos'è successo. Joker ha costretto Atomo a rimpicciolirsi per ottenere la tecnologia dei letali nanobot di Lex Luthor. Dobbiamo eseguire i tasti corretti per raggiungere il traguardo. Facciamolo. Saltate con il tasto triangolo e scivolate con il tasto X e cercate di non toccare quei laser, quei sensori. Se ne toccate uno, poi fallite e vi tocca ricominciare tutto da capo. Se non avete notato, questa è la base della insurrezione. Vedere Atomo rimpicciolito è uguale ad Harley Quinn. Niente, abbiamo sbagliato ancora. Riproviamo. Ma come si può giocare così quando si deve per forza sbagliare? Se volete sapere il mio nome, ve lo dico subito. Mi chiamo Gabri Costa. Vi faccio ricordare che Atomo è giocabile in Injustice 2, però è aggiuntivo DLC. Abbiamo finito questa missione finalmente dopo tanti fallimenti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Il video si può concludere. Scusate se ci abbiamo messo tanto, è perché ci sono tutti i fallimenti e si sbaglia in continuazione. Ricordatevi che Atomo si può usarlo in Injustice 2.